Ma fra, comunque hai spaccato con Marty McFly. Ma poi Ritorno al futuro da Puck, ma che fenomeno! Perché Mario, ha riuscito a cuocere che li patano forno in quel modo? Ma perché Gino, non l'hai deciso tu di cuocerla così? No, è stato Mario, noi stiamo pensando a fare cremine, pasta e patano, pane a botto, se ne è uscito Puck e l'ha genialato. Il Mario guardava diverso, però è spaccato il Ritorno al futuro. Ma Mario, tu sai come ragazzi per i film si viaggi nel tempo. E pensa che secondo me Ritorno al futuro è quello scientificamente più fisso. A me piacciono quelli in cui il passato non può modificare il futuro. Ed è il viaggio nel tempo stesso che genera quel futuro. Tipo come a Dark in Coppa a Netflix, o L'esercito delle 12 scimmie, oppure il mio preferito, in spagnolo, Los Cronocrímenes, Hector 1, Hector 2, Hector 3, potete capire. Ma che azzeccato che sei, mamma mia! Ma ne vuoi te, Aggi? Aggi devi, infatti. Bello e buono, mi dice a me, fa Maria, vengo dal futuro, e morisci, punto a me, la stessa, assolutamente canta vero. Ma Maria, come mi piacesse viaggiare indietro nel tempo, perché a Giovanni la faccia di quando sa bene che è legata a Git. Tu giuri che non faccio, Maria. Che patente sera allora, poi va a mezzanotte. Frate, ma che capa fresca di dire. Poi è bello, diciamo quando fa, ho sognato che mi hanno rapinato. Fra, due mangia più poco. Oh, bene, c'è, che cazzo sono? Yeah! Facciamo come, tipo come quel film inglese dove stanno questi ragazzi che vanno in bagno e mentre stanno pisciando cantano Total Eclipse of the Heart e piglia i Schneider in un bagno e hanno viaggiato nel tempo. Penso io non faccio pure che ne saci, va che canto nada. C'è questo tipo strano, vedrai ti piacerà. Lui suona la chitarra in una rock and roll band. Ha un cuore di bambino che non si rompe mai. Attacchi la corrente, vedrai ti partirà. Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo. È un po'. Buongiorno, G. Oh, mamma mia, sono tutto stonato oggi. Ma che giorno è? Il 5, G. 5 marzo. 5 marzo? Oggi rimarrò.
Giove! Stavolta vengo veramente ma dal futuro. Ma 15 anni, Mari, ma te lo giuro, Mari, te lo posso dimostrare. Mari, praticamente presente che Mario se sta grippando a fare cremine, paste e patane, che non riesce a fare panini. Lui ancora non lo sa, però praticamente un giorno che farà, prenderà le patate a pezzettini, praticamente sale, pepe e olio, poi con una crema a crudo, e mischia la crema a crudo fatti pancetta, sedano e cipolla. Praticamente mischia insieme e cuoce con tutta la marulella e verranno panini assurdi. Te lo giuro, Mari. Mari, sta così che... Io già faticato. Una sera incontrò un ragazzo gentile e tornando a casa. Fra, comunque 9 a 11, abbiamo vinto. Buonasera, Gi. Oh, Mario, e tu che ci fai qua? Stavo aspettando, Gi, sei tornato. Ah, lui, sono stato tutta la serata qua che voglio una pazzia a scuffa. Forse dovresti chiederti da quando? Da quando? E tu come fai a sapere? La voce, Gi. Hai dimenticato una cosa importante di quel giorno. La mattina del 5 marzo mi hai telefonato. Avevi 1000 impegni giù a Napoli, non saresti riuscito a passare il relax e che non avevi più la voce, non si capiva neanche a telefono. Poi ti vedo la mattina qua, i tuoi impegni spariti, la voce miracolosamente tornata e ti ho visto pagare come un coglione per il vicoletto. Allora ti ho seguito da lontano ed è stato lì che vi ho visto, a te su un lato del marciapiede e a te sull'altro lato, come due gemelli in un cazzo di film di fantascienza. Allora là già sai, tu che ti allacci la felpa e il casco, tu che rapini te stesso. Poi dopo scendi e incontri a Maria e io lì mi sono nascosto, però mi sono messo più vicino e vi ho sentito che parlavate. E lì che dicevi a Maria delle patate a cubetti, della crema crudo e io che avevo tutti quei problemi con le cremine. E poi ti ricordi quella sera quando ti sei svegliato? Il mal di testa, la gola che ti aveva tenuto tutta la notte sveglio. Allora lì ti ho svoltato la serata e ti ho detto: Egi, ho trovato la soluzione per le patate a cubetti. Alla fine io non mi sono inventato niente. Me l'hai detta stesso tu dal futuro qual era la soluzione. Sì, cazzo!